Probabilmente da una parte c'è un equivoco sul concetto di libertà e dall'altra c'è una non conoscenza omerica nei confronti di questo sacramento. Poi quando tu prete spieghi a loro come stanno le cose, vedi la gente che si dà una botta sulla fronte, e vedi, dovevi dartela prima. Quando cominci a dire, guardate che nel cristianesimo nascente il battesimo non era dato da solo, c'era il cosiddetto celebrazione della iniziazione cristiana che comprendeva tre sacramenti su un colpo, tutti e tre subito una ingozzata sacramentale formidabile, e veniva dato agli adulti perché, fatto salvo rare eccezioni, quando era tutta la famiglia che si convertiva, allora si battezzavano anche i bambini, ma se no si battezzava, si cresimava e si dava la prima Eucaristia tutto su un colpo alla persona adulta, perché non era lecito essere cristiani. L'imperatore ti beccava, ti faceva fuori. E allora da adulti si sceglie. Dopo il 313, quando Costantino dice addirittura che la religio cristiana licita est, ci sono state camionate di gente che si convertiva. Hanno dovuto costruire a tamburo battente in una città decine e decine di battisteri, perché prima di Costantino c'era un battistero per città e basta. E allora arrivavano a farsi battezzare Oves et Boves et Universa Pecora. Tutti. E allora la Chiesa mette il filtro e dice: gli adulti sì, i bambini no. I tre sacramenti vengono parzializzati nel tempo. Allora invece di fare l'iniziazione cristiana tutta su un colpo, prima si battezza. Poi, quando il bambino cresce ed è capace di capire la cresima, e da giovanotto, vicino all'età adulta, l'Eucarestia. Questa è la sequenza. Battesimo, verso i 13-14 anni, la cresima, 19-20 anni, l'Eucarestia. Cucù. Medioevo è vissuto così. Poi arriva Pio X. Basta che il bambino abbia l'uso di ragione, può fare la comunione, patapanfete. Battesimo, prima comunione, cresima. No, non è la sequenza corretta. Storicamente non è la sequenza corretta, perché se tu adulto vieni da me e dici voglio diventare cristiano, nella unica celebrazione, perché se ne fa una sola, la celebrazione dell'iniziazione cristiana, io prima ti battezzo, poi ti cresimo, poi ti do la comunione. Questa è la sequenza. Il battesimo non ti fa cristiano. Il battesimo è l'inizio di un cammino nel quale tu diventi progressivamente cristiano fino a quando non hai compiuto l'esperienza degli altri due sacramenti. Vi è chiaro il concetto? Però la vita è bella. Perché la libertà fa sì che le persone abbiano scelte estremamente simpatiche e diverse.
ebraico il genitore insegna una lingua e nella lingua trasmette i valori del popolo. Nella nostra lingua la parola alleanza compare nel linguaggio della persona in epoca tardiva. Comincia a quanto? 13, 14, 15 anni a parlare di alleanza. Bambino che va alle elementari non sa, anzi dice che cos'è la marca di una casa di assicurazione perché vede scritto Allianz. Non sa che cos'è. Bambino ebreo imparava subito che cos'è l'alleanza. Perché era la struttura che dava significato alla vita del clan in rapporto a Dio. Conosceva subito la parola tempio, conosceva subito la parola sinagoga. Se tu chiedi a un bambino di 6 anni, cosa vuol dire sinagoga? Quello ti guarda fisso e ti dice, è la marca di un lecca lecca. La lingua non è qualcosa di innocente, mai, mai. La lingua è tremendamente compromettente e attraverso questo il bambino riceve il passato che lui non conosce. Quindi riceve la sua identità. Tu fai parte di questo gruppo. Questo gruppo ha questo passato. Questo gruppo, a causa di questo passato, oggi ha queste caratteristiche. Capite che cosa implicava quel dare il giusto peso? Questa è la dimensione antropologica del rapporto fra individuo e società. Ma poi esiste un altro dato molto importante. Esiste la dinamica dei rapporti fra il figlio e i genitori. 25 anni lui, no, oggi non si può più. 35 anni lui, 30 anni lei. Una volta si diceva 25 lui, 21 lei e diventavano genitori, oggi no. Oggi l'età media è cresciuta. Non solo perché la vita si è allungata, ma per tanti altri motivi. Che rapporto c'è fra questi genitori trentenni e il bambino? Genitori danno, bambino non dà niente. Il pupo cresce, comincia a parlare, i genitori diventano quarantenni, genitori danno, il bambino comincia ad avere il senso di riconoscenza. Contemporaneamente il senso di obbedienza, perché capisce che quando il papà dice no, è no. Passano gli anni, i genitori diventano cinquantenni e il pupo diventa ventenne. È chiaro che il rapporto fra questo figlio ventenne e i suoi genitori non è più il rapporto di 10 anni prima, dove c'è la riconoscenza e l'obbedienza. A 20 anni ci dovrebbe essere ancora la riconoscenza, ma non potete sognarvi che sia obbediente. Né è giusto che i genitori pretendano questo, né è giusto che il figlio dia questo. A 20 anni ci si confronta con i genitori, si discute. È un maggiorenne, che vi piaccia o no? E allora il papà, qualche volta esasperato, dice, vuoi fare quello che vuoi? Adoperi quell'aggeggio lì che si chiama porta. Vec. Certamente il figlio a 20 anni comincia a capire che per vivere insieme ci devono essere dei rispetti, delle regole. E allora inizia un nuovo rapporto. Poi il genitore diventa 60enne, 70enne. Figlio ha 40 anni e il rapporto è ancora cambiato, perché a 40 anni il figlio comincia a diventare un po'
genitore dei propri genitori. E quando l'età cammina, perbacco, se non diventa genitore dei propri genitori, permane sempre valido, dai il giusto peso a tuo padre e a tua madre. Non cambia. Qualunque tipo di genitori siano, qualunque età abbiano, non cambia. La dicitura ebraica è di una sapienza, direi, quasi perfetta. Onora presuppone il normotipo di famiglia, il tipo normale di famiglia. Adesso poi che avremo, non lo so se avremo, che avremo altri tipi di famiglia, le chiamano famiglie arcobaleno, permane comunque valido questo comandamento. Naturalmente cerchiamo di capire che cosa significa per il mondo ebraico questo dare il giusto peso. E per capirlo dobbiamo analizzare le forme più antiche del comandamento. Alla linea 30 voi trovate una forma molto arcaica. Colui che percuote suo padre e sua madre sarà messo a morte. Oggi abbiamo una generazione giovane così scarsa numericamente che se dovessimo mettere in pratica questo comandamento avremmo una riduzione al minimo, purtroppo. Ora, in questo comandamento ciò che è importante è capire quel percuotere. La radice naka, che al participio fa ma che, non chiedetemi il perché, se no stiamo tutta la mattina a spiegare la grammatica ebraica, per cui alla linea 30 la prima parola di destra si legge uma che sarebbe il participio di naka, è irregolare. Bene, questo verbo cosa significa di per sé? Lo trovate già per la prima volta nel testo biblico, nel libro della Genesi, nel dialogo fra Dio e Caino, lì trovate questo verbo. Ma il Signore disse, Caino gli aveva detto, tu mi cacci via, e chiunque mi potrà uccidere, chiunque è un pronome personale, non indica cose, indica persone. Adamo, Eva, Caino, Abele, Abele e Cincincrep restano in tre, lui viene cacciato e dice chiunque mi potrà uccidere. Ma l'umanità era Adamo ed Eva? Non occorre essere eretici. Basta dire quello che è scritto. Capite che quando leggete con attenzione il testo non dice ciò che avete imparato al catechismo. Il testo è chiaro. Facciamo Adam. Adam è un nome collettivo. Non è Adamo. Ma ci hanno insegnato cose sbagliate? No, vi hanno insegnato cose da bambini. E voi pensate di gestire da adulti, con la conoscenza di bambini, la vita da adulti. Questa è una cosa sbagliata. Quando si era bambini, noi andavamo a scuola, non so adesso quale sia il ritmo della matematica, ma in prima elementare, io sono andato a scuola in Argentina. In Argentina c'era la primera inferior e la primera superior. Cioè c'era una prima elementare inferiore, poi c'era una prima elementare superiore. Si andava a 6 anni nella prima inferiore, che sarebbe una specie di asilo riassunto,
E poi si passava alla prima superiore, che non era le medie, ma era elementari. Quindi a 7 anni si arrivava perfetti a incominciare la prima elementare normale. A 6 anni mia madre mi dice, no, tu non fai la prima inferiore. Tu fai l'esame, vai dritto. E ho incominciato a scuola facendo un esame. Rovinato fin da piccolo. E lo ricordo benissimo quell'esame. La prima cosa che le due maestre che mi hanno fatto l'esame, per promuovermi subito, mi hanno dato una forbice in mano e mi hanno dato Paperino, un disegno con Paperino, mi hanno detto ritaglialo. Questa è stata la prima prova. Poi mi hanno raccontato una favoletta e mi hanno detto riassumila. Poi mi hanno detto questa è una penna Biro 1953. Qui non si sapeva neanche cosa fosse ancora. E mi hanno detto, scrivi, Je quiero a mamá, io amo mia madre. Poi mi hanno tornato a fare un raccontino, brevissimo, e mi hanno detto, tu liberamente scrivi. Poi mi hanno portato in un'altra aula, e mi hanno messo delle caramelle e mi hanno detto conta il primo gruppo, scrivi il numero, conta il secondo gruppo, scrivi il numero. Se io adesso, la maestra, te le do tutte, quante sono? Io adesso te ne rubo, ti rubo queste, quante te ne restano? Oh, bambino di 6 anni, rovinato per tutta la vita. Io adesso non so se nella prima elementare si fanno le operazioni, quella volta sì. Il bambino viene a casa e dice io so la matematica. Ma che sai? E la mamma buona dice sì, sei bravo, sei il mio Einstein. Riusciamo a comprendere che il bambino è giusto che dica io so la matematica, perché quello che sa è proporzionato alla sua età. Ma che io ascolti voi o certi altri persone che parlano nei mezzi di comunicazione e sparano di quelle piramidali dicendo questo è il cristianesimo, cambio canale e guardo un film. Perché ti viene da strozzare, dici ma cosa vuoi parlare, ignorante come una talpa? Capita. Adamo ed Eva rappresentano l'umanità nascente che non è fatta da una coppia. Se no Caino non può dire, ma signore, chiunque mi potrà uccidere. E il Padre Eterno risponde, ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte, perché non si uccide. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo nacà. Questo colpire che valore ha? Il valore di uccidere.
E quindi colui che percuote per uccidere, questa è la traduzione corretta, non colui che percuote e basta, la linea 31. Per questo vi ho messo fra parentesi per uccidere. Basta che voi esaminiate l'uso del verbo e capite che non si tratta di allungare uno spintone o che ne so. Purtroppo è brutto, ma potrebbe succedere. Ma non è questo che veniva punito nel mondo biblico. Dunque, colui che percuote per uccidere suo padre e sua madre sarà messo a morte. Questa è una delle forme più arcaiche del comandamento. L'altra forma, linea 38, colui che maledice suo padre e sua madre sarà messo a morte. Ti auguro che ti venga un canker. E noi diciamo questa è una maledizione. No. In Oriente questa è solo mancanza di educazione e basta. Ma non è una maledizione. Per capire che cos'è una maledizione, provate a fare un saltino alla linea 43. Maledetto chi maltratta il padre e la madre, tutto il popolo dirà. Questa è la maledizione. In che cosa consisteva? Tu hai maledetto tuo padre e tua madre? Non fai più parte né della famiglia, né del clan, né della tribù. Nel Medio Oriente antico, tu, uomo solo, avevi unicamente due possibilità. O crepavi, o qualcuno ti prendeva e diventavi schiavo. Non avevi alternativa. La vita di Conan il barbaro non esiste in Oriente. Uno non può vivere da solo. O lo fanno fuori o lo riducono in schiavitù. E quindi maledetto chi maltratta il padre e la madre è una condanna a morte. Quando in Oriente ti dicono Harur, maledetto, sei spacciato. Perché esiste? Perché il popolo deve dire Amen? Perché tutti devono essere d'accordo e tutti devono prendersi la responsabilità. Non c'è salvezza. Maledetto è condannato a morte. Colui che condanna a morte suo padre e sua madre sarà messo a morte. Questo è il significato. Non chi dice le parolacce. Perché è un gesto di maleducazione dire le parolacce ai genitori, come un gesto di maleducazione che i genitori dicono le parolacce al figlio. Dunque abbiamo cose grosse in Oriente. Dà il giusto peso è il punto ultimo della riflessione orientale nei rapporti genitori-figli. Per arrivare a quel punto sono passati attraverso questo tipo di gradini, hanno dovuto fare questi step e noi abbiamo la testimonianza. Bene, dalla linea 45 alla linea 54 lì avete alcuni elementi che fanno un po' riflettere. I genitori sono la porta della vita, coloro che danno al bambino un linguaggio che è ermeneutica della realtà, trasmettono i valori della storia pregressa. Diversamente, ogni bambino dovrebbe incominciare tutto lingua civiltà scoperta, sempre dall'inizio. Se non ci sono i genitori, tu devi, nato, scoprire il fuoco, sì? Scoprire tutto ciò che crea la vita sociale, metterla in atto, pazzesco. I genitori sono il deposito di tutto questo che viene passato a te. Tutto il meglio che l'umanità ha prodotto prima di te, i genitori te lo passano.
Per questo è giusto dare il giusto peso, sempre in rapporto alla dinamica dell'età reciproca. 10:26, 11 meno un quarto.